scusa. Ok, ci vuole sempre la traduzione. Ci sembreremo Sandra e Raimondo. Così, traduzione. Allora, uno si fa male su una macchina. Articolo 70. Il datore di lavoro che usa la macchina è praticamente sempre responsabile. L'ATS, ASL, ULS, a seconda della regione cambia nome perché era troppo semplice dare un nome unico, arriva sul fatto. Se hanno chiamato l'ambulanza arriva subito, se è andato in un ospedale poi hanno prolungato i giorni, arriva dopo qualche mese, anche lì è molto avariato i termini in cui arrivano, ha l'obbligo di preservare gli altri operai da che riaccade lo stesso fatto. Quindi c'è una cosa che si chiama 758 e prescrivono all'utilizzatore di sistemare la macchina. Se il costruttore esiste ancora, spesso l'utilizzatore coinvolge il costruttore per adeguare la macchina. È importante la parola adeguare o migliorare, perché adeguare non era a posto, migliorare la sto migliorando, giusto così. Questo è l'inizio. In questo frangente l'ATS non ha il potere di chiedere il fascicolo tecnico al costruttore, ha il potere di mandare una raccomandata, una PEC, una segnalazione al Ministero dello Sviluppo Economico, nome vecchio governo, Ministero delle Imprese del Made in Italy, nuovo governo, perché anche questo è... in cui segnala che il RES 137 non è stato rispettato, che sul manuale non è scritto niente e che in quel posto io potevo infilare il braccio e la macchina andava lo stesso. Il Ministero non esce, sulla base della carta che ha ricevuto vi manda una lettera e vi chiede spiegazioni. Ed è un altro procedimento, non è il processo penale. Certo. Questo è quello che ha detto lui. Devo dire, ti userò come sintesi vocale dei miei discorsi, delle gallese. Una Siri vivente. Dalle gallese, quindi, come dire, e questo è quello che accade tipicamente, no? Quindi abbiamo un infortunio, abbiamo quindi la gestione della patologia, se interessa un'attrezzatura di lavoro, bisognerà poi capire concretamente qual è la non conformità che viene rilevata e sulla base di ciò che accade si sceglierà, quindi l'ASL sceglierà se emettere una prescrizione o una disposizione. La differenza tra i due strumenti è legata alla esistenza di una norma tecnica di coordinamento, quando parliamo di è una violazione di quella norma, quando parliamo di prescrizione, quando parliamo di disposizione abbiamo una condizione nella quale non c'è una norma tecnica di riferimento che si presume sia violata o che si assume che sia violata, ma c'è una ragione, come dire, di opportunità e di gestione di sicurezza in termini assoluti che ci mette nella condizione di provvedere a migliorare la nostra attrezzatura. E qua si apre evidentemente lo scenario, ma che è di scarso interesse per il costruttore, proprio perché interessa direttamente l'utilizzatore. Quindi, come dicevo, alla fine, qui l'abbiamo visto prima, le differenze tra vizio palese e vizio occulto, tu le hai spiegate meglio di me, come sempre. Io qui vai pure, come dire, quella segnalazione, le abbiamo raccontate tutte queste cose. Ecco, questo io ho recuperato alcuni riferimenti giurisprudenziali, perché era questo il mio interesse di questa chiacchierata, cioè verificare, cioè valorizzare tutte quelle situazioni nelle quali i costruttori possono essere coinvolti in un evento, perché poi il tema del procedimento penale e della collegata alla responsabilità è legato all'ipotesi di lesioni personali colpose, omicidio colposo aggravata o aggravati dalla violazione antinfortunistica. La giurisprudenza in qualche modo ha reso evidente il perimetro della responsabilità, cioè lo ha fatto in un modo abbastanza semplice. Quindi io qui ho condensato alcune considerazioni, perché questa giurisprudenza recentissima del 22 è interessante, perché rappresenta proprio c'è casi che noi vediamo tipicamente, cioè voi pensate quanti di voi costruiscono linee o immettono in linea più macchine che autonomamente hanno una loro dichiarazione di conformità e hanno una loro autonomia operativa. Questo era proprio quanto era successo, cioè qui c'era un costruttore originario, diciamo così, che vende ad un altro costruttore che ingloba la sua macchina dentro una linea modificandola e ne fa poi dichiarazione di conformità CE. Quindi la macchina è rispettosa delle richieste tecniche di sicurezza e di direttiva macchine,
ma concretamente succede che la macchina sulla quale poi si verifica l'infortunio, che era inglobata in una linea, era stata modificata. Quindi questa giurisprudenza dice a quali condizioni il costruttore originario della macchina si può liberare in un contesto di questo genere. Quindi lo dice in maniera chiara il costruttore, infatti, in quanto titolare della posizione di garanzia. Cioè, il costruttore è un signore che la legge individua come responsabile, come possibile responsabile. Cioè, se ragioniamo di decreto legislativo 81, sono poche le persone che hanno per legge una posizione di garanzia o un debito di sicurezza verso altre persone, che sono il datore di lavoro, il dirigente, i preposti, i lavoratori, l'RSVP a certe condizioni e il costruttore delle macchine, secondo la previsione, lo diciamo prima, dell'articolo 23. Quindi qui si dice proprio appunto, questa si racconta di questa situazione e dice... risponde per gli eventi dannosi casualmente ricollegabili alla costruzione del prototipo risulti privo di necessari dispositivi e requisiti di sicurezza e sempre che l'utilizzatore non abbia fatto un uso improprio tale da poter essere considerato come causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento. Quindi qua si rappresenta di un fatto di interruzione dell'esso causale e è molto particolare, devo dire. Noi insieme abbiamo qualche infortunio nel quale le ASL hanno coinvolto il costruttore e la contestazione è legata al mancato rispetto da parte del costruttore nella fase di realizzazione dell'attrezzatura dei requisiti essenziali di sicurezza. Qui c'è un collegamento specifico puntualmente la contestazione di articolo 23 che recuperiamo in coordinando con l'articolo 70.